Prima di iniziare, ragazzi, una cosa velocissima. Domani sera in live ci sarà la possibilità di sfidare il sottoscritto e di portarsi a casa delle bustine qualora mi sconfiggiate su Hearthstone. Per tutti gli interessati, sapete che i link sono in descrizione per lasciare un follow al canale, eccetera, eccetera. Vi aspetto domani sera a spaccarvi qualche culetto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, amici miei. 7 sassi nella borda dell'avversario, 7000 like. Più o meno una cosa abbastanza simile, giusto? Amici miei, siamo tornati oggi qui su HS, lo facciamo in un modo particolare con un'altra Hearthstone Challenge. Prima di andare avanti voglio dirvi che se avete altre Hearthstone Challenge che non ho affrontato in questo periodo, ditemelo nei commenti qua sotto, così sarò felice di completare il mio curriculum di sfide del cazzo di questo gioco. Oggi ragazzi vi porto una challenge a tema di andare a riempire la board dell'avversario con carte inutili. Non vi sto a spiegare il come funziona, vi lascio alla challenge direttamente perché è un macello spiegarlo, è praticamente impossibile. Io vi ricordo al volo ragazzi che se non siete ancora iscritti al canale fa molto piacere se vi iscrivete, visto che siamo ormai ai 30.000 iscritti. Grazie mille a tutti quelli che si stanno iscrivendo e stanno seguendo i video in questi ultimi giorni. Io ovviamente vi rinvito, come pochi secondi fa, a lasciare un potente like tattico per supportare il video, questa challenge e tutto il lavoro che facciamo in live e non appunto per completare queste sfide molto strane e particolari. E nuovamente vi rilancio l'invito per l'evento sub che si terrà per appunto martedì sera. Anzi, giusto perché siamo in tema, vi faccio vedere al volo anche quella che è la schedule della settimana delle live, così almeno per chiunque vuole può venirmi a trovare in live, tanto i giorni appunto di stream sono quelli che avete appena visto. Ci tengo particolarmente all'evento sub di domani sera perché mi piace molto giocare con voi, divertirmi, memare, sfide competitive con chi appunto mi segue regolarmente. Lascio ora ragazzi la challenge, non fatelo perché è qualcosa di veramente malato. Andiamo! Priest! Aspetta! Fermi tutti, cazzo, Priest. Sì, no, Dark è la peggiore. È decisamente la peggiore. Questa, che io abbia mai provato. Perché quella degli obelischi, scusate, quella degli obelischi era subito. Questa ti richiede troppo pre-setup. 11 carte e non c'è quella che ti brucia tutto il deck. Ti servono 11 carte, finire il mazzo e pescare da Dio. Devi essere proprio preciso, capito? Con le pescate, non puoi sbagliarle. È abbastanza terribile come cosa. Devi essere molto sculato. Già la mia mano è brutta, eh. Però, magari. Peschiamo i Cold Light, i menestrelli, dai. Vabbè. Si può provare. Vediamo lui cosa ci propone. Se è un mazzo lento. Di solito Priest è il miglior target. Priest e Warrior. Ovviamente. Priest e Warrior. Me la ricordo quella delle cultiste, vabbè. Priest deve fare FK. Capisci che non va bene, no? Trovi Priest. Hai una mano che non fa del tutto schifo, diciamo che è sotto la sufficienza, ma ok. E l'avversario va FK. Peschiamo anche il menestrello come presa per il culo, eh. Vediamo se lui è veramente FK, è un tentativo buono buttato. Aspetta che c'è, ok? È la pescata, quindi non ha neanche perso il turno 1. Va bene. Razzialo. Coin menestrello. Via. Aracnomante turno 4. Ci servono i Cold Light. Ci servono assolutamente i Cold Light. Assolutamente. Assolutamente, ok. Ok, lui è un Galakrond, eh. Poi ci ruba carte da noi, non è un problema, a meno che appunto non prenda determinati pezzi fastidiosi. Abbiamo il backstab che ce lo teniamo per dopo, Drakkari non è male. E l'oracolo è buono. Una mano sufficiente è diventata una mano abbastanza ottima. Abbastanza ottima, eh. Perché abbiamo gli oracoli che possiamo giocarlo il prossimo turno. Shadowstep è ancora valido. Non è male sta mano. Non è affatto male. Non è affatto. Ecco, il problema è se ci fa gli oracoli lui. Non brucio carte della combo. 3, 2, 1. Carta della combo fra 3. Vabbè, sono 11 carte, ne ho 2 in mano. No, ne ho 4. Figurati se non vinco. Sto 1 su 6. Spionaggio è l'unico che va bene. Ok, questo va bene. Questo va decisamente bene. Go. Go. Coin, oracolo.
Coin e Shadow Step. Ok. Dai, io pesco di più. Con questo pesco i minion, però. Se lo gioco adesso. Se lo gioco adesso vado a 8, 9, 10, faccio la coin. Madonna, sto pescando come un animale. Ok. Bene. 9 carte. Se lui non ha preso un altro oracolo, noi ragazzi abbiamo l'aracnomante. Quindi il prossimo turno ce l'abbiamo. Il turno dopo ce l'abbiamo. Appena peschiamo backstab o minion economici, abbiamo anche l'oracolo. Va bene. Chi l'ha inventata sta combo malata? Una persona malata. Mazzu, per forza. Ok, non è male il tentativo, eh. Non è affatto male il tentativo. Ma questo qui è un pene. Vabbè, non so perché lo devi. Cioè, completamente a caso in realtà. Non è male. Ci serve. Allora, della combo ci mancano Tog, Taurishan, Shadow, Blade, Shadow, Blade. Quindi 5 carte left. Però nel mazzo ho un altro peschino e ne ho uno in mano. Non è male. Ciao, Irone. Questa va bene. Non credo ci siano pozioni problematiche. Backstab è ottimo in realtà. Backstab è ottimo, vero? Aracnomante backstab. Aracnomante backstab. Lui, se troviamo. No, Shadow Step l'ho già preso, quindi 9 carte. Ok, devo continuare a giocarne. Abbiamo l'altro aracnomante il turno dopo. Se vogliamo abbiamo anche il Vanish. Se mai sarà un problema la board. Quindi è ok. Carte in realtà ci manca ancora lo spionaggio. Però abbiamo appena pescato l'Elec, credo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. No, non abbiamo pescato un cazzo. Questo è un mezzo problema. Questo è un mezzo problema. Lui milla. A meno che non abbia una spella umana. A meno che non abbia una spell a umana. Madonna che cazzo di. Ok. Vabbè, lo uccidiamo il 2-3. Non serve neanche fare Vanish. Non è nemmeno un problema. Loot Order. Allora, il problema è che se io faccio Loot Order e poi faccio l'oracolo, rischio di bruciare se lui mi trarrà dal Loot Order. Quindi è Aracnomante, poco a fare. Aracnomante e Loot Order. Questo lo posso fare. Aracnomante Loot Order lo posso fare. Ok. Questo non c'è problema. Lui potrebbe addirittura essere Razzagos Priest. No, non è vero. C'ha la 1-1. Non so cosa sia. Forse è Highland. No, neanche Highlander. Combo, non lo so. Mazzò mid normale, strano. Ok. Non silenziarmi il 2-1. Anzi, se me lo silenzia va anche ok. Sta scegliendo cosa fare. Sono abbastanza certo che quella spell. Ok, no. Fino al turno successivo. Va bene. Va bene. Shield of Gala. Questo trada il 4-4. Ah no, fa il value trade. Va bene, peschiamo. Ventaglio va benissimo. Molto buono il ventaglio. Molto buono. Viva Face, ok. Trade ventaglio. Quindi peschiamo. Taurissan c'è. Taurissan c'è. E però dobbiamo pescare o Shadow of Death o King Togwaggle. Una delle due dobbiamo pescarla. L'arma non è così fondamentale, la Shadow Blade. È fondamentale in King Tog e Shadow Blade. E Shadow of Death. Queste ci servono. Se io pesco una di queste due posso già fare il primo discount. Poi devo solo finire il mazzo. Ricordo che io ho 14 carte, ma 6 sono autoplay appena le pesco, sono i ragni. Quindi in realtà sono 8. Quindi è 2 su 8, 25% di poter fare già il primo discount. Ciao, Elkira. Ok. Minchia, quella merda di oracolo non lo giocherò mai. L'oracolo lo gioco solo quando ho pescato Zilliax. Non è neanche male Zilliax in realtà. Almeno lo gioco Zilliax.
Almeno Zilliax entra, fa qualcosa. L'arma non serve, di questa mano non possiamo giocare nulla. Porca troia, raga. Ok. 2 su 7 di poter fare il primo discount. Siamo messi molto bene, eh. Molto bene sulla board. Perché lui non ci aggra. Abbiamo ancora i due vanish. No, un vanish perché uno l'ho bruciato. Me ne sono ricordato adesso. Oh merda puttana. Due su 12. Di bruciare un pezzo di combo. Ok. 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 Oh mio Dio, ho sudato freddo. Sudato freddissimo. Sudato veramente freddo. Sudato veramente freddo. Ok. Vabbè, era 2 su 12. Ho bruciato un ragno. Va benissimo in realtà il ragno. Perché non è neanche una carta. Cioè, in realtà andava meglio bruciare una carta tipo menestrello. No, Kartut, ancora meglio. Kartut Defender. Questo è ok. Adesso ti mostro Dark Revenge cosa serve doppio Elec. Speriamo che sia un buon tentativo, va là. Le carte brutte da pescare sono proprio Kartut ora. Però sono anche quel tipo di carte che va bene adesso per perdere tempo. Per prendere tempo. Dai, fammi pescare uno di quelle due. E dai, 2 su 7, ambush, va bene. 2 su 7, no, Shadowblade, no, cazzo. Ok, raga, 2 su 6 e abbiamo tutte le carte della combo. Poi servirebbe appunto anche spionaggio, ma... Battantè. Ecco, qua siamo di fronte al bivio di prima, però. Il problema del bivio di prima è che mo io, amici, o faccio vanish o setto arma. Io setterò arma. Io setto l'arma. Io setto l'arma sperando che lui non abbia weapon removal. Adesso ti ringrazio, Rivi. Aspetta, vediamo sto tentativo, man. 2 su 6, ragazzi, di pescare una carta della combo. Dai, Cristo. Vanish di nuovo. No, te prego. Fai Plug of Death. Fai qualche stronzata da priest, dai. Non fare. No, vanish, non vanish, non vanish. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh cazzo. Anche questo è un problema. King Tog c'è. Devo provarci. Devo pescare Kartut. Devo assolutamente provarci. E pescare Kartut il prossimo turno. E il problema è che mi servirà anche spionaggio accademico per via della giocata fatta da lui. Purtroppo. Perché muoio di fatiche, se no questo va benissimo. Non c'è problema, in realtà meglio tardi che mai. Lui è priest, di solito non credo abbia danni. Non posso vanisciare questo perché sennò rischia di dargli la pozione che fa danni. Di nuovo, cazzo, quella pozione lì era fortissima. Era l'unica pozione che fa danni face, vero? Oh merda, no. Ci sono un sacco di spell problematiche. Questo non è tra queste spell problematiche. Kartut. Devo pescare ancora tutto il mazzo. Mi serve Kartut Defender ora. Menestrello. Menestrello è la peggio carta, vero? Sì. Perché se avessi avuto la Shadow of Death, almeno settavo i discount. Così non solo non posso settare i discount, non posso fare nulla. È la peggior carta. No, anche spionaggio. Spionaggio e menestrello erano le peggiori. Le altre quattro andavano bene, queste due andavano male.
Vabbè, è un 66% che è andato a fare in culo. Domanda, menestrello oracolo. Cioè, se io non pesco. Se io non pesco Kartut, è GG. Contemporaneamente non devo bruciare Shadow of Death. Io non credo di avere tanti tentativi. Non devo bruciare le ombre di morte. Ho pescato Kartut. E ho bruciato spionaggio. È un male, ma non è così tanto un male. Non è così tanto un male. No, non abbiamo ancora tutta la combo. Manca una carta. Shadow of Death. Ci serve lui perché ci cura. Chiaramente. Ce lo fotte? Ok. Shadow of Death. Cioè, si può vincere senza spionaggio. In realtà la combo non è vincere, è mettere sette pezzi nella sua board. A me non me ne frega niente poi del resto. Questo farà il value trade, penso. Ti prego, fammi pescare le ombre. No, non andare faccia, zii. Ma perché vai faccia? Perché sei un po' un pezzo di cacca. Trade. Shadow, Shadow, è uno su due, eh. Ok. Ok, va bene, va bene. Drakkari e Taurissan. Ok? Allora, non deve giocare Minion con Reborn, Deathrattle, uccidermi. Bah, non lo, qualsiasi cosa mi rompe le balle. Il mio problema è che mi devo ricordare come si fa. Magdariton. Vortice. Elekelek. Ombre. Giusto? Vabbè, non devo uccidermi, è una delle tante condizioni per farla. Fermi tutti, che potremmo essere su YouTube e potresti dover lasciare un like. Potresti, non è detto. Potrebbe essere che è il tentativo buono. Madonna, mi mangio un sacco le mani aver bruciato quello spionaggio. Un sacco mi mangio le mani. Ok. Ok, è fatta, no? Aspetta. Teoricamente è fatta. Ciao mamma, potrei essere su YouTube. 1, 2, 3. Allora, Magteriton. Magteriton in tu vortice, giusto? Magteriton. Vortice. Elekelek ombre. Re. Magteriton. Vortice. Esplode. Lui si risveglia. Gli dice vaffanculo. Ok, si risveglia, spacca tutti. Elek. Elek. Ombre di morte. No, aspetta. Ombre di morte e poi Recobaldo. Bumbalo cazzo! E pigliati sti sassi! Pigliati tutti sti cazzo di sassi! Beccati sto ghiaino, Cristo! Col mace, col baidile li devi tirare su! Beccateli sti 12-12 sassolini! Beccateli tutti! Porca, quanti tentativi ci abbiamo messo? 18! 18 tentativi, 18 sconfitte! Mugiwara da Ram! Adesso lui si riprende il suo mazzo, ma deve pulire la board. Io ho difendere menestrello. Probabilmente perdo comunque. Però va bene. Masti spell, man. Ma dove vuoi andare, zio? Ma dove vuoi andare tu, Masti spell? Dove vuoi andare, man? Wow, incredibile! E ho salvato due burn pure.
Minchia, potrei addirittura fare sparizione per riprendermi in mano lui e riprendere il suo mazzo. Beh, stupendo, devo dire questa, eh. Vinciamo pure! Cazzo, che figata! Se non avete messo like siete degli stronzi, amici di YouTube. Andata, cazzo! Si è svegliato anche Paolo! 18 tentativi, è andata molto meglio di quello che pensassi. C'è Giamma che scrive: ciao mamma, sono su YouTube. Mettete like, iscrivetevi, fate tutto quello che dovete fare su YouTube. Ciao YouTube. Molto bene, molto molto bene.